Ciao, io sono Fabrizio Collovà, dog listener e agevolatore della relazione uomo-cane. Benvenuto nel mio canale YouTube. Oggi parleremo di due argomenti, in realtà li splitterò su due video differenti che troverai poi su questo canale, e che affrontano due problemi, due temi fondamentali su cui ancora noto molta incertezza. Si tratta del riconoscimento del territorio da parte del cane, del proprio territorio, e il riconoscimento del proprio branco. Ora tu mi puoi dire, sì, ma cosa mi frega a me di sapere per il mio cane qual è il suo territorio, qual è il branco? E no, ti frega, perché in base a quello che lui pensa su cosa sia il territorio, quello di sua pertinenza, e il suo branco, cioè il suo gruppo sociale, cambia il suo comportamento, e quindi dovrebbe cambiare anche il tuo comportamento per gestire il tuo cane, perché potresti trovarti in una condizione di difficoltà, perché il tuo cane manifesta delle problematiche o dei comportamenti che tu non ti sai spiegare, proprio perché non siete in linea su questo concetto di territorio e di branco. Oggi in particolare in questo video parleremo di territorio, poi in un altro video affronterò il concetto di branco. Territorio, cosa significa? Spesso ancora vedo molta incertezza tra le persone che mi contattano per avere chiarimenti o aiuti sulla gestione del proprio cane, perché le frasi come no, ma lui nel suo territorio è tranquillo, appena esce fuori dal suo territorio invece iniziano i problemi. Certo, perfettamente d'accordo, e più avanti ti farò vedere in questo video perché succede questo, con una dimostrazione pratica di un estratto di una mia lezione a domicilio che ho fatto. Ti faccio vedere come cambia il comportamento, quindi se rimani con me fino alla fine vedrai questo. Ma c'è un errore che la gente commette nell'identificazione del territorio. Per il cane il territorio, che diciamo il suo territorio, quello di pertinenza, è la vostra casa, mentre molte persone dicono no, ma noi andiamo fuori, quando stiamo qui in giro intorno a casa, quello è il suo territorio, quando andiamo al parco sotto casa o al parco dove va di solito il cane, è il suo territorio perché incontra gli altri amici e lì è più tranquillo. Magari sarà più tranquillo, ben venga questo, ma non è il suo territorio, perché voi non vivete nel parco. Il territorio identificato come luogo di pertinenza del cane, di cui è responsabile anche della sicurezza, è un luogo dove il cane abita e vive. Voi non abitate al parco, voi non abitate a due isolati di distanza dove in genere fate la passeggiata, siete sempre fuori dal territorio. Allora, nel momento in cui tu sei fuori linea sul concetto di territorio rispetto al tuo cane, questo potrebbe creare dei problemi di incomprensione e con tutti i relativi tutte le relative conseguenze diciamo di stress eccetera eccetera nella gestione del tuo cane. Quindi oggi parleremo di questo concetto del territorio, e che è strettamente legato al concetto di branco, quindi identificazione del mio territorio se io fossi un cane e identificazione del mio branco, del mio gruppo sociale, vanno a braccetto, sono legati. Tu devi assolutamente sapere cosa è per il tuo cane, dovete essere in linea su questa informazione. Quindi trascuro per ad oggi il concetto del branco, a cui dedicherò un video più avanti, e oggi parliamo del territorio e soprattutto di un particolare punto del territorio che influenza tantissimo il comportamento del cane. Se rimarrai con me fino alla fine di questo video ti darò una dimostrazione pratica di cambiamento del comportamento in base a questo elemento del territorio, che è molto importante per il cane, lo stressa tantissimo. Dopo aver individuato il branco famiglia a cui il gruppo sociale, cioè a cui il cane appartiene, individua contestualmente il territorio, cioè dove vivo io, qual è il mio territorio di pertinenza, che è un territorio ben preciso, ben delimitato dai confini, in genere la nostra casa. E la porta d'ingresso ha una importanza particolare, perché è quel buco nel confine che in teoria in natura sarebbe una linea di pipì che demarca un territorio, ciò che è mio, ciò che non è mio e quindi di altri lupi o di altri esseri viventi, di altri animali. La porta d'ingresso ha questa caratteristica, cioè è un punto importante, talmente importante che il cane si stressa ogni volta che la vede aprire a noi perché usciamo e poi rientriamo, la vede aprire a noi perché usciamo con lui e poi rientriamo. E questo, ricordo che la passeggiata è una cosa di innaturale, per questo il cane comincia a stressarsi prima se non la imposti correttamente o se non sei un buon leader. Ecco perché i problemi iniziano subito appena metti zampa o piede fuori dalla porta d'ingresso. Quindi la porta d'ingresso è un vero e proprio problema per il tuo cane se non l'hai trattata adeguatamente o non hai fatto le cose per bene. E ti dirò
che ne ho avuto dimostrazione anche recentemente, adesso ti faccio vedere, con un altro cane, un bassotto di una mia cliente, diciamo, sta facendo un percorso a domicilio, quindi vado a casa e lavoriamo sui suoi problemi con il cane. E tra i tanti problemi ci sono, c'è quello appunto dell'abbaio che il cane fa quando ci sono degli ospiti, quindi si apre questa porta, o quando escono gli ospiti. Non è solo un problema di ospite che entra estraneo al nostro branco, entra nel nostro territorio, che potrebbe essere un pericolo per me cane, ma è anche un problema quando esce, perché si apre quella porta. L'apertura di quella porta, o il semplice avvicinarci alla porta d'ingresso, quello che separa il nostro confine da quello di altri, può creare un problema al nostro cane se le cose, diciamo, non le stiamo gestendo adeguatamente. E la dimostrazione è proprio questa. Stavamo facendo una prova durante una lezione dove c'era questo bassotto in prossimità della porta d'ingresso. Io dovevo uscire, io ospite, ero entrato lì a casa per fare la lezione, esco, e nel momento in cui ci avviciniamo alla porta con la proprietaria, questo cane inizia ad abbaiare. Era anche nel kennel, quindi in una condizione agevolata, in teoria di maggiore tranquillità. Abbiamo rifatto esattamente la stessa procedura, perché io dovevo comunque andare via, spostando il kennel in una parte più lontana, sempre nella stessa stanza, ma in una parte più lontana dalla porta, con, diciamo, dei filtri, cioè c'era un po' il divano, nel senso che il cane non aveva una visione diretta, una linea, diciamo, un contatto visivo con la porta, quindi si è capito che si stava aprendo, stava uscendo. Io sono riuscito ad uscire, la proprietaria è riuscita ad accompagnarmi alla porta chiudendola senza che il cane abbaiasse o facesse un suono. Guarda un po'. Se non mi devi accompagnare, tu potresti tenere il cane al guinzaglio qua, e quindi lui se ne va. Io esco, giusto? Ma magari mi devi accompagnare un poco lì, quindi cosa fai? Fai entrare il cane nel kennel. Con un premietto? Certo, sempre. Sempre col premietto? Sempre col premietto, perché devi, ti perderesti un'occasione per fargli capire questo è un bel posto. Così è difficile. Guarda, io ti ho fatto prendere, prendo dall'alto, mettiti in piedi. Guarda, dai il bocconcino della mano sinistra. Ok, daglielo con la mano destra. Ok, perfetto. A questo punto io uscirò e sarà già una condizione di tranquillità per lui. Quindi tu, io esco, vado di là, ignoro il cane, tu vieni e mi accompagni. Vedi che già si sta cominciando ad agitare perché noi siamo qua, però comunque è una condizione tranquilla. Noi diciamo, ok, non lo guardare. Ci vediamo la prossima volta. Ok, chiaro? Fermo un attimo. Non gli sta bene, quindi non puoi ancora permetterti di avere il kennel qua. Fai uscire il cane. Vedi com'è la porta il suo problema? Perché siamo stati sempre gli stessi. Fai uscire il cane. Sposti il kennel lì e vediamo cosa cambia. Vedi come si è agitato appena aveva... Appena si è cambiato il contesto, inizia di nuovo ad abbaiare. Metti il kennel lì, anche piccolino, quanto basta per far rientrare il cane, tanto è poco, poi lo fai uscire di nuovo. È solo per testare anche la sua reazione. Fai entrare, chiudi e ci riaccompagniamo di là. Già qui potrebbe cambiare qualcosa. Però già è più distante dalla porta. Ok, ci vediamo la prossima volta. Chiudi? Ciao. No. Ciao. Bene, abbiamo visto come, basta sapere come funziona il cane, quindi che per lui è la porta d'ingresso, è una rappresentazione di un problema, cioè del confine tra territorio mio e territorio di altri lupi. È bastato allontanarlo di qualche metro con una barriera, quella del divano e quella del kennel, per non farlo abbaiare, e così ha garantito la sua sicurezza e la sua leadership della proprietaria è aumentata. Ci vediamo al prossimo video.